E ora? Lasciate parlare me. Per passare dovete essere scortati o avere il sigillo reale. Sono il nomarca di Eliopoli. Queste sono le mie guardie. Portiamo doni dai nostri mercanti. Fateli proseguire con una scorta. Seguitemi. Di qua. L'imperatore tiene molto all'ospitalità. Avete goduto del caldo benvenuto tipico del nostro faraone? Festeggeremo solo quando un'alleanza sarà raggiunta. Il nostro visire e il re ci hanno concesso un trattamento eccellente finora. Purtroppo non posso assicurarvi che il mio imperatore vi riceva. Lo capiamo. Siete un bravo legionario. Sapremo aspettare. Dux. Legionari ospiti, riposo. Noi siamo gli inviati a Oriente del grande faraone Tolomeo. Abbiamo doni per l'imperatore. Venite pure. Che portate? Vi aiuto a trasportare quel tappeto? No, vi prego, è un oggetto sacro. Solo chi lo conosce può toccarlo. Chissà quello che ha tra le mani. Divenson. Domine. Sereno. Fatevi da parte, legionari. Affari ufficiali del faraone. Chi sei? Sembri un'auriga dell'ippodromo. Hai indovinato. Dovresti vedermi gareggiare. Il guerriero di Siwa. Prego, di qua. Legionari ospiti, riposo. Resteremo a palazzo finché le trattative saranno concluse. Il mio palazzo è a vostra disposizione, Gaio. Si sapeva che avrebbero ucciso Pompeo prima. Pompeo era tuo nemico, Cesare. È stato mio amico. Ma hai ragione, Tolomeo. Occupiamoci della nostra alleanza. Che accade? Perdono, grande Cesare. Portiamo un dono dal faraone, Cleopatra. Faraone? Questo non è un dono. Sono amici di mia sorella. È una trappola. Invece che un delegato, Cleopatra manda un tappeto? Mi domando come siete riusciti a entrare nel mio palazzo. Guardie! Uccideteli! Il mio povero fratello sta tramutando in aceto il vino e riducendo in pezzi il mio regno. Signora, la tua audacia è pari solo alla tua bellezza. Flavio, ti prego. Io posso offrirti quello che mio fratello non ha potuto. Un matrimonio. Un vero matrimonio. Alleati con mia sorella e ucciderò ogni singolo romano ad Alessandria. Hai parlato abbastanza, fratello mio. Fuori, tutti. Verrete richiamati non appena il congresso sarà concluso. Ora voglio sentire entrambe le versioni di questa storia. Potino e Settimio andati. Sono fuggiti. Avrai presto la tua vendetta. Questa è l'occasione per Cleopatra di diventare ufficialmente regina. Se lo diventasse, potremmo colpirli dall'interno e distruggerli. Domani la nostra regina avrà mutato le adulazioni in qualcosa di più.
Ci rivediamo domani ai giardini. Oggi avete mostrato il vostro valore. Siete dei grandi magi. Aia, mia cara, grazie per essere venuta. Con il grande Cesare è andato tutto bene. Bene, mia regina. Presto sarete nuovamente sul trono. Sì, sì. Devo chiederti un favore, però. La tomba. Credo che Cesare meriti l'onore di rendere omaggio al fondatore del nostro regno, Alessandro il Grande. Volete stupire la vostra nuova fiamma? La tomba è sigillata, vero? Già, ma per volere di Gaia. Non per il volere del re. Durante i primi giorni del regno di mio padre, un terremoto ha bloccato l'entrata. Forse conosci la zona così bene da poter trovare una via secondaria per entrare. I sotterranei. Vorresti entrare da sotto? Beh, potrei farmi strada tra le cisterne e i canali sottostanti, risalire e tentare di aprire un passaggio nella tomba. Sarebbe la soluzione migliore, ma mi sembra un azzardo. La sorte favorisce coloro che la ignorano. Perlustrerò l'area intorno alla tomba e troverò un modo. Eccellente. Ne sono lieta. La strada è chiusa. Faccio un controllo, per sicurezza. Come? Lance spezzate. I romani le hanno provate davvero tutte. Avevano ragione. Da questa parte non si passa. Il terremoto deve aver alterato la struttura. Strano. Questo muro sembra meno compatto. Ci deve essere un passaggio sotto. Più stretto che nelle caverne a ovest di Siwa. Eravamo più piccoli allora. Ora che si fa? Dovremo attraversare le fogne. Nessuno ha mai avuto il coraggio di tuffarsi nelle acque del lago. Thank you.
Incredibile. Spero che alla mia morte farei fare un sarcofago simile anche a me. Tutto quello che vuoi, amore. Si dice che il suo sarcofago sia colmo di miele. Aiuta a preservare il ca. Incredibile. Promettimi che mi seppellirai con la mia lama, così potrò difendermi nei campi dei giunchi. Prometto. Questi simboli alla base si riferiscono a Siwa, la cripta e lo scettro in mano ad Alessandro. Amon in un campo di alberi, laddove un globo inciso tocca il suo scettro. Da uomo a re, da re a Dio. Un globo inciso? Che ne è stato del globo che ti ho dato? L'ho dato ad Apollo d'Oro. Lui ama queste cose. Dovremmo far entrare gli altri. Io continuo a guardare in giro. Con gli affreschi sul muro. Immortalis. Il bastone che ha tra le mani, quei simboli. Lo venero sin da quando ero ragazzo. Vi somigliate? Ho pianto ai piedi della sua statua a Roma. A 30 anni era il dio di un impero senza alcun confine. Cosa ho fatto io dei miei 5 decenni di vita? Dei, aiutatemi! Io e te insieme faremo anche meglio di Alessandro. Sì. Quando è che la regina smetterà di impressionare Cesare e comincerà ad impressionare noi? I nostri bisogni sono i suoi. Sa quel che fa. Mio Cesare! I nostri emissari sono stati catturati al presidio a sud di Alessandria. I soldati parlano di un atteggiamento ostile. Catturati? Così agisce Tolomeo? Manderò le mie guardie. I soldati greci hanno più libertà di quelli romani in città. Mia regina, risolveremo noi la questione. Flavio, vieni. Guarda. Abbiamo trovato il grande re. Non sarà facile affrontare l'intera guarnigione. Forse non serve affrontarla tutta. Uccisioni e movimenti calcolati funzioneranno meglio. Se affronterai l'esercito di Tolomeo, vorrei essere al tuo fianco. Potrei distrarre i soldati con una rissa. Buona idea. Io andrò alla ricerca degli emissari. Leon, merci ora. Antropi, nulla polesse. Bastardo!
Super! Mi uccida! Dobbiamo avvertire Cesare. Che ti è successo? Settimio, preparano un assedio al porto. Vogliono prendere il palazzo. Non tradirò Cesare! Quante altre teste devo tagliare prima che Cesare rinsavisca? Lascia perdere, è inutile. Cambio di programma. Il leone dice di marciare sul faro e di catturare la regina. Poi hanno detto che andavano... Dove? Dove? Quest'uomo potrebbe avere informazioni essenziali. Devo riportarlo da Cesare. Linea di tiro libera. Mi serve un cavallo. Ehi, aiutatemi presto. Ce l'ho a portata. Ehi, cosa? Linea di tiro libera. Ehi. Qualcosa non va. Romani adesso, ma quanti altri padroni ci toccherà subire? I romani ci sottovalutano. Ci ribelleremo fino a risvegliare gli dèi. Cari concittadini, dobbiamo impugnare le armi. Dateci Tolomeo! Me ne vado al Serapeo. La preghiera è la nostra ultima speranza. I vostri uomini vi sono fedeli, Cesare. Settimio vuole intrappolarvi a palazzo. Non c'è più tempo. Come previsto, è guerra. Flavio, cercano il fuoco? Allora incendiamo l'intero porto. Se modifichiamo la luce del faro, la flotta saprà subito cosa fare. Noi ci muoveremo con le bighe. Certo, grande Cesare, vado a dare subito l'ordine. Mia regina,
Dovreste accompagnarmi in battaglia. Anche con la guerra tra le strade rimarrò seduta sul mio trono. Sarò la regina fin quando una spada non riuscirà a infilzare il mio cuore. In tal caso il mio sangue rimarrà sul trono. Bene. È deciso. Rimango. La mia vita è vostra. Ora, la parte cruciale del piano. Questo va messo nel braciere del faro. Mi accompagnerà per tutta la città. E ora, che sia il caos. Aya, se incontri mio fratello, non esitare. Odore di guerra! Ridaremo alla regina il suo trono! Sei tu la sola regina che meriti un trono! Su, dammi la polvere. Cesare pensa che questo non sia un lavoro per me. Mostra a Cesare che si sbaglia. Si attaccheranno.